Sabotare la rassegnazione è il messaggio lasciato su una tavoletta di legno appesa ad un albero di fronte al civico 72 di circonvallazione Casilina, in solidarietà con la libreria indipendente Allegri dopo l'ultimo furto subito. Era la notte del 10 settembre scorso, quando i ladri sono entrati e rubato i computer e l'incasso della giornata. E soprattutto un danno in termini di ore di lavoro, perché erano comunque computer fondamentali che avevano sia l'archivio della libreria e il catalogo di tutti i libri della libreria, che quindi adesso andranno ricatalogati tutti quanti, sia l'archivio della casa editrice. I danni materiali sono ancora evidenti, il colpo ha messo a serio rischio alla riapertura di questa piccola realtà indipendente, se ai soci non fosse venuta l'idea di un crowdfunding. Abbiamo subito chiesto solidarietà, perché ovviamente per noi questo è stato un anno molto difficile, come per tutto il settore, ma poi la solidarietà che è arrivata è stata incredibile, ci ha inondato. Noi in 2 giorni abbiamo raggiunto la cifra che ci eravamo prefissate di 10.000 euro e in un terzo del tempo, perché il crowdfunding dura 1 mese, abbiamo raddoppiato addirittura quella cifra. L'idea del mutuo soccorso ha funzionato, non solo i singoli cittadini e autori hanno contribuito al riscatto della realtà del Pigneto, ma anche la rete di librerie che si è formata in questo periodo di emergenza Covid. Durante il crowdfunding, quelle librerie coinvolte nella campagna ci hanno restituito in un certo senso la solidarietà, e abbiamo visto che questo meccanismo di mutuo aiuto, di solidarietà reciproca è fondamentale. Vorremmo provare a mettere un po' a sistema questo meccanismo. Sostenersi reciprocamente è l'idea in cantiere di 10 librerie, una cassa mutua da gestire tutte quante insieme. Ciò che è accaduto si inserisce in un contesto allarmante e preoccupante per le realtà indipendenti. Prima la Pecora Elettrica a Centocelle, poi la libreria Giuffà a San Lorenzo, il centro culturale Sparwasser al Pigneto, piccoli e facili bersagli per la microcriminalità. Siamo una categoria fragile, questo sì. È anche vero che la sensibilizzazione delle persone è un dato effettivo di cui noi abbiamo riscontro quotidiano. In quarantena la partecipazione che noi abbiamo avuto quando abbiamo dovuto aprire è stata incredibile. È un'offesa, un oltraggio alla storia, alla segnalazione che ci ha inviato Antonio.